Ed eccoci, siamo di nuovo in diretta live per questa puntata speciale di Instant Focus dedicata alla notizia del giorno, ovvero la morte di Silvio Berlusconi, che si è spento questa mattina all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele dopo l'aggravarsi improvviso delle sue condizioni di salute. Una figura che ha caratterizzato il panorama politico italiano, ma non solo negli ultimi 30 anni, tre volte presidente del Consiglio, ma anche imprenditore di successo. Di fama internazionale e anche personaggio fortemente divisivo. Insomma, una vita caratterizzata da luci e da ombre che cercheremo appunto di analizzare in questa puntata speciale con il nostro ospite Andrea Ropa, editorialista di QN, che saluto e che ringrazio. Ciao Andrea, benvenuto. Buongiorno, Eccoci, grazie buongiorno. dell'invito. Buongiorno a te Andrea, e ti chiedo innanzitutto, ecco, se con la morte di Silvio Berlusconi possiamo dire che è finita un'era e nello specifico è finito il Novecento italiano? Beh, da un certo punto di vista sicuramente sì, trattasi di un personaggio che ha cambiato l'Italia, di un personaggio di una statura tale che ha impattato in un modo tale con la storia italiana del Novecento e anche del nuovo millennio, che sicuramente la sua scomparsa rappresenta un momento di cesura per quello che riguarda la storia di questo paese, ma la storia non soltanto evidentemente politica di questo paese, ma soprattutto la storia imprenditoriale, la storia economica e anche la storia sportiva da un certo punto di vista di questo paese, per cui è molto difficile poter definire in un'unica frase o in una sola definizione un personaggio così poliedrico, così polivalente che come dire, si presta ad essere analizzato su una serie di piani molto diversi l'uno dall'altro. Certo, tornando alla tua domanda, possiamo dire che il prima e dopo Berlusconi è una cesura assolutamente possibile. Ecco, Andrea, hai detto giustamente, insomma, personaggio a tutto tondo, ha influenzato il mondo della politica, naturalmente quello dell'imprenditoria, lo sport, lo spettacolo, l'editoria, il costume. Ecco, tra tutti questi ambiti, secondo te, qual è stato quello in cui Berlusconi ha lasciato maggiormente il segno? Un'altra domanda particolarmente difficile, perché in realtà ha lasciato il segno in ciascuno degli ambiti che hai elencato tu prima, perché anche partendo da quello che può sembrare più banale, l'ambito sportivo, non possiamo dire che il personaggio non abbia lasciato un segno assolutamente indelebile nella storia del Milan e nella storia del calcio italiano, ma soprattutto è la sua parabola prima imprenditoriale e poi politica che fanno la parte del leone, indubbiamente. Queste sono sicuramente le sue caratteristiche maggiori da un certo punto di vista, dal momento della sua discesa in campo nel 1993, quando ha portato davvero in un paese sulle macerie di Tangentopoli, ha davvero portato una ventata di aria nuova e diversa, un nuovo modo di concepire la politica stessa, fino ad arrivare evidentemente, no, a quello che è il suo core business, diciamo così, dal punto di vista economico, che è quello di imprenditore, che è quello di uomo che è stato in grado di costruire dal nulla un impero eccezionale, un impero non solo mediatico, ma anche un impero finanziario, imprenditoriale. Che evidentemente in questo momento passa nelle mani dei figli e sulla sorte del quale a questo punto ci si domanda quale sarà l'eredità di Berlusconi, sia dal punto di vista politico evidentemente che dal punto di vista imprenditoriale. Che ne Certo. sarà di Forza Italia? Che ne sarà appunto dell'impero imprenditoriale di Berlusconi? Certo, sì, questa infatti poi è la domanda di fondo, cercheremo anche una risposta, non è semplice, anche se dobbiamo sottolineare soprattutto, ecco, dal punto di vista del suo impero di famiglia, non è una notizia questa che è arrivata improvvisa, i figli erano già preparati e probabilmente, insomma, un piano era già stato messo a punto da quando si era diffusa la notizia della malattia di Berlusconi, ma comunque, insomma, è una eredità molto molto importante. Io invece ti chiedo,
chiedo a proposito del doppio ruolo di imprenditore da un lato e di politico dall'altro. Molto spesso si è sentita questa affermazione, cioè Berlusconi è stato un grandissimo uomo di impresa, però forse, ecco, dal punto di vista politico faceva meglio a non scendere in campo, cioè faceva meglio a fermarsi a fare l'imprenditore. È un'affermazione che condividi? No, è un'affermazione che non condivido per nulla, perché comunque il contributo di Silvio Berlusconi alla luce della sua ascesa in politica nel 1993 alla nuova era, all'ammodernamento della politica italiana, che fino ad allora era sostanzialmente ingessata su degli schemi mutuati dalla Guerra Fredda, ripeto, il contributo di Silvio Berlusconi alla nascita della Seconda Repubblica e allo sviluppo di un nuovo modo di concepire e di fare la politica è un contributo assolutamente importante, assolutamente essenziale. Cioè la politica italiana in questo momento è quello che è, anche per il contributo enorme che ha dato Silvio Berlusconi a metterla in piedi e a esserne protagonista fino alle ultime ore, perché non dimentichiamo che lui sabato aveva in programma una riunione politica ad Arcore e fino alle ultime ore della sua vita ha continuato a mantenere i contatti con il governo, con i ministri, con gli esponenti di Forza Italia, del suo partito, e comunque si è interessato della politica fino all'ultimo istante. Quindi non credo che credo assolutamente che la cosa migliore per lui sarebbe stata quella di rimanere imprenditore e basta. Credo che fra luci e ombre, pur fra tante luci e ombre, la figura dell'uomo politico Silvio Berlusconi sia comunque una figura che passi direttamente sui libri di storia. Certo, ecco, a proposito appunto di politica e anche di avversari politici, perché lo sappiamo, insomma, Berlusconi ha cambiato proprio anche il modo un po', no, di gestire il teatro della politica, cercando molto spesso un avversario, un oppositore su cui concentrarsi. Ne ha avuti tanti, parecchi. Ecco, secondo te qual è stato il personaggio che gli ha dato in assoluto più filo da torcere? Sul piano puramente numerico e sul piano, diciamo così, degli scontri democratici e quindi elettorali, indubbiamente Romano Prodi è stato colui che lo ha sconfitto per due volte alle urne, e quindi è stato sicuramente il personaggio che gli è stato più avversario da un certo punto di vista, ma molti altri avversari politici lo hanno ingaggiato in battaglie epiche, personaggi politici sia a livello italiano che anche a livello europeo, perché non dimentichiamo che nei suoi anni di premierato ha avuto scontri notevoli anche con le istituzioni di carattere europeo, e alcuni dei quali sono anche sfociati in polemiche piuttosto importanti. Quindi mi viene da dire Prodi, e poi dopo mi vengono da dire evidentemente i leader dei partiti italiani che lui maggiormente avversava, quindi evidentemente quello che poi è diventato il PD, e anche esponenti del Movimento 5 Stelle, e comunque tutti coloro che rappresentavano un'opposizione politica al suo modo liberal di intendere la politica, liberal aggiustato secondo uno stile davvero personale e ritengo inimitabile. Certo, ecco, hai detto benissimo Andrea, certamente il confronto con gli oppositori a livello nazionale italiano, ma poi bisogna sottolineare anche il profilo internazionale di Silvio Berlusconi e la sua caratura, ecco, in Europa e nel mondo. A proposito di questo, la stampa internazionale più volte è intervenuta a commentare le sue scelte politiche e non è mai stata particolarmente morbida nei confronti di Berlusconi. Non lo è stata neanche nel giorno della sua scomparsa, infatti lo vediamo proprio attraverso internet, questo contributo, ecco, della stampa internazionale. È stato definito father of all populist, il padre di tutti i populisti, con un riferimento anche alla figura, un'associazione alla figura di Trump. Ecco, secondo te c'è un fondo di verità o sono delle affermazioni totalmente esagerate? No, un fondo di verità indubbiamente c'è, ma il problema è dare alla parola populista quel significato negativo che intendiamo noi.
Fare del populismo non necessariamente significa essere, fare una politica, di falsità, di fake news, di esagerazioni o di coinvolgimento, dell'opinione pubblica sulla base di esagerazioni o di cose non vere. Fare del populismo significa anche fare un certo tipo di politica vicino al popolo e vicino alla gente, magari avvicinandosi anche nei linguaggi, anche nelle forme, anche nei gesti al popolo stesso. Quindi, se noi intendiamo per populista, qualcosa di negativo, in questo caso sicuramente, i commenti dei grandi giornali internazionali sono eloquenti, ma, non sempre è così. Quindi io non sono d'accordo, su questo giudizio, su questa valutazione. Prova ne sia che, appunto, dopo di lui, molti altri personaggi politici si sono ispirati anche al suo modo di intendere la politica, al suo modo di comunicare, al suo modo di essere premier davvero così originale, davvero così innovativo rispetto a quello che era, un panorama, anche comunicativo che fino all'ascesa di Silvio Berlusconi prevedeva delle figure totalmente diverse. Certo, ecco, abbiamo detto appunto personaggio centrale nella politica, nello spettacolo, nel costume e anche nello sport, soprattutto nel mondo del calcio, ha portato il Milan più volte sul tetto d'Europa e sul tetto del mondo. A questo proposito voglio ricordare tra i tanti messaggi di cordoglio quello di Arrigo Sacchi che ricordiamo che fu scelto da Berlusconi quando ancora allenava in Serie B al Parma, era praticamente uno sconosciuto e fece questa scommessa, ecco, con Sacchi. Leggiamo le sue parole. Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso, ha cercato di cambiare questo paese difficile formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano. Quando mi prese gli disse: "Lei o è un pazzo o è un genio". Ecco, possiamo dire che questa capacità di vedere lontano, di guardare avanti, di essere un po' visionario, è stata la caratteristica più importante nel successo di Berlusconi? Possiamo tranquillamente affermarlo, certo, e questo evidentemente non solo dal punto di vista sportivo, dove appunto la scoperta di un allenatore che fino a quel momento aveva lavorato bene, ma in Serie B e peraltro non aveva mai giocato a calcio, quindi era un completo sconosciuto, ha premiato evidentemente, visti i risultati che il Milan ha avuto nel decennio successivo, all'ingaggio di Sacchi, ma lo è stato soprattutto, in altri campi, soprattutto per esempio nel campo della comunicazione, nel campo televisivo. Cioè lui, in qualche modo, è l'uomo che ha spezzato il monopolio della Rai, che è riuscito a intuire quanto fosse importante il mercato pubblicitario nell'ambito dei palinsesti televisivi, e ha capito che avrebbe potuto contendere alla Rai una fetta importante di quell'enorme torta pubblicitaria che poi, fra la fine degli anni 80 e gli anni 90 e successivi, evidentemente ha fatto crescere questo enorme impero mediatico che poi Silvio Berlusconi ha curato fino all'ultimo dei suoi giorni. Quindi, certo, una delle sue capacità che gli vengono riconosciute è quello anche di essere un visionario, di vedere oltre, di vedere avanti, di vedere il futuro, di vedere delle opportunità laddove magari altri non riuscivano a vederle. Assolutamente, e anche unita magari appunto alla volontà di essere sempre protagonista, come sottolineato prima, cioè fino all'ultimo veramente ecco, di voler contare ancora, di dire la sua in tutti i campi. Ecco, abbiamo parlato naturalmente delle luci, degli aspetti positivi, dobbiamo parlare, delle ombre che riguardano naturalmente, gli scandali sessuali, il rapporto difficile, usiamo un eufemismo con la magistratura. Ecco, tra tutte le sentenze, ricordiamo in particolar modo quella del 2013, che di fatto, ecco, gli costò la decadenza dal Senato. Ecco, possiamo dire che quello forse è stato il punto più basso dell'epopea Berlusconi? Dal punto di vista politico direi sicuramente sì, insomma, però la lotta che Silvio Berlusconi ha ingaggiato nei confronti della magistratura, soprattutto, diceva lui, con talune frange della magistratura, quelle che più, in qualche modo lui vedeva, su uno schieramento politico opposto al suo, è una lotta che comincia ancora prima che Silvio Berlusconi scendesse in politica e che poi va avanti nel tempo fino a
fino a che le sentenze non sono in qualche modo diventate definitive, fino a che lui addirittura ha scontato delle sentenze definitive per dei procedimenti giudiziari che sono stati lunghi e anche molto perniciosi per quello che riguarda la politica italiana, insomma, che ne hanno disturbato in più punti il regolare scorrimento. Certo, il rapporto di Silvio Berlusconi con la giustizia in generale e con taluni giudici in particolare è stato un rapporto controverso che ha informato di sé evidentemente tutta la parabola, non solo politica, ma tutta la parabola stessa di Silvio Berlusconi, uomo, imprenditore e politico. Ecco, probabilmente questo scontro costante con la magistratura gli è costato anche un sogno a livello politico, quello di diventare un giorno Presidente della Repubblica. E questo possiamo dire il suo rimpianto più grande, che Presidente sarebbe stato, secondo te? Questa è una domanda, è una bella domanda. Però il Presidente della Repubblica Italiana non è mai stato uomo di parte, salvo rarissimi ed eccezionali casi. Non è mai stato uomo di partito, non è mai stato uomo centrale negli equilibri politici del paese. Basta guardare i predecessori di Mattarella e Mattarella stesso per capirlo. Quindi Silvio Berlusconi invece era assolutamente uomo di parte, era l'espressione stessa di una parte politica importante e quindi di per sé ritengo non sarebbe stato adatto a una figura che la Costituzione prevede come super partes, tipo quella del Presidente della Repubblica Italiana. Non credo che sarebbe stato il suo, che Silvio Berlusconi avrebbe potuto dare il meglio di sé dall'alto del Quirinale. E infatti, ogni qualvolta si è parlato, anche piuttosto recentemente, quando ci fu la riconferma di Sergio Mattarella, la sua candidatura venne molto presto accantonata proprio per il fatto che, nonostante fosse già anziano, la sua figura continuava a dividere più che a unire, e quindi questo tipo di caratteristiche non sono adatte per il Quirinale. Silvio Berlusconi era uomo di parte, era uomo che sapeva infiammare la propria parte politica, ma che probabilmente non sarebbe stato adatto per un incarico più ecumenico, se me lo consentite, fra Chiaro, virgolette. certamente. Ecco, un personaggio che sapeva infiammare la propria parte politica, quella che appunto aveva creato ormai 30 anni fa dal nulla, proprio nel post Tangentopoli. Io ti rifaccio, Andrea, la domanda che tu hai fatto a noi, cioè adesso Forza Italia che destino avrà senza il suo leader fondatore? Una domanda difficile alla quale rispondere. Ci sono già alcuni in agenzia che dicono che la fine fisica di Silvio Berlusconi corrisponderà a breve alla fine di Forza Italia stessa. Io non credo. Io non credo che sarà così. Io credo che comunque che l'eredità politica di Silvio Berlusconi possa essere portata avanti comunque da uomini che magari nel solco del suo pensiero e del suo insegnamento possano in qualche modo mantenere in vita la creatura allora rivoluzionaria di Silvio Berlusconi e continuare a dare un ottimo contributo dal centro dello schieramento politico alla maggioranza di governo attuale di centrodestra. Quindi quello sicuramente sì. Sul piano dell'eredità invece imprenditoriale, credo che comunque appunto la non repentinità della morte di Silvio Berlusconi, perché comunque da tempo le sue condizioni si erano in qualche modo aggravate, quindi credo che da tempo a livello di famiglia fosse scattata in qualche modo un piano di successione e le principali aziende dell'impero mediatico e imprenditoriale di Silvio Berlusconi sono comunque ben presidiate dai due figli maggiori e anche dal resto della famiglia, che ha dei ruoli abbastanza precisi, per cui per quello che riguarda l'aspetto imprenditoriale si tratta di un impero che comunque è quotato in borsa ed è comunque ben ha una governance ben definita da quel punto di vista non dovrebbero esserci problemi, perché appunto i due figli maggiori di Silvio Berlusconi hanno dimostrato già ormai da anni di essere
in grado di poter guidare tutto questo. Evidentemente però comunque mancherà, sarà un personaggio che mancherà anche nella storia del costume italiano, mancherà perché comunque trattasi di un personaggio assolutamente, assolutamente inimitabile e non replicabile da nessuno per diverse caratteristiche. Certo, ecco, impossibile cercare o trovare un erede. Molti lo avevano indicato in Renzi, cosa che poi invece si è dissolta, anche perché insomma Berlusconi ha avuto delle caratteristiche così specifiche e particolari che non sono replicabili. Ecco, Andrea, ultima suggestione, cioè dopo aver tratteggiato il profilo di Silvio Berlusconi, abbiamo detto uomo a tutto tondo, secondo te prevalgono più le luci o più le ombre ora che la sua vita è terminata? Le luci e le ombre si sovrappongono e si tengono l'una all'altra. Il mio parere personale, che comunque in una parabola che comprende una vita intera, sono molto più le luci, evidentemente, che prevalgono rispetto alle ombre, perché insomma, la sua cifra imprenditoriale, basta vedere il tipo di impero che è stato capace di costruire, le sue intuizioni spesso geniali dal punto di vista imprenditoriale e anche dal punto di vista politico, ne fanno una figura di prim'ordine, che non c'è dubbio che la storia considererà sicuramente maggiormente per le proprie luci che per le proprie ombre, ma non esiste personaggio storico che abbia solo luci o che sia solo negativo. Tutti quanti hanno una compenetrazione, hanno luci e ombre che si tengono insieme. Silvio Berlusconi credo passerà alla storia per le sue ombre sicuramente, ma soprattutto per le sue luci, che sono tante e sono soprattutto in tanti campi. Benissimo, Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato ospite in questo nostro speciale dedicato appunto alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Grazie ancora e naturalmente ci vediamo presto sulle fonti. Grazie a voi, a presto.